Ciao a tutti, scusate per i miei capelli, ho fatto la doccia quindi me li sono lavati comunque. Questo vlog inizia un po' più tardi del previsto perché comunque c'avevo da prepararmi, poi devo andare a prendere una mia collega fra un po' perché andiamo a fare la visita per il lavoro. Comunque, vi volevo fare vedere anche il mio outfit di oggi. Scusate per la luce, ma ho solo la luce questa. Luce quella e ho chiuso la volgibile se non è tracato. Comunque ho questa magliettina presa da Zwicky l'anno scorso se non mi sbaglio, poi ho questi pantaloncini di così neri classici di Zara se non mi sbaglio, e poi ho le mie scarpette, queste qui che vi avevo fatto vedere in un vlog scorso che mi aveva dato mia mamma insieme a un'altra maglietta, sì, e un paio di pantaloni. Comunque, come sapete, domani è il grande giorno, vado a firmare il contratto per la casa e quindi con il mio ragazzo avevamo deciso che se non mi erogavano il mutuo si andava in vacanza, solo che però che mi hanno erogato il mutuo, quindi avevamo detto no, allora non andiamo. Però, grazie comunque a mia zia, anche quest'anno riusciremo ad andare in vacanza una settimana. Cioè, mia zia, mio zio, la mamma di mio zio, di suo marito praticamente, perché loro hanno la casa a mare e la prima settimana di agosto ce la lasciano a noi, quindi ci facciamo comunque una settimanina di mare, ma non male. Quindi grazie zia, ti amo tanto. E grazie zio, ma anche grazie Tina, che sarebbe la mamma di mio zio comunque. Ok, eccomi, nel frattempo ho fatto anche la treccia, che è venuto uno schifo. Sì, comunque vabbè, adesso sto andando in giù, perché voglio andare a prendere la mia cognata. Ora mi metto anche gli occhiali, sì, la mia cognata, Dio, la mia collega, mi metto anche gli occhiali da sole ora perché sto morendo comunque. Ora che vado alla macchina, vi voglio far vedere anche una cosa. Perché io l'anno scorso, a luglio, ma comunque è un piede, madonna, non mi sono dimenticata di tagliarla, vabbè. Feci un incidente e praticamente lì ho avuto torto io perché non ho dato la precedenza, però comunque vabbè. Ah, prima vi ho fatto vedere le scarpe, scusatemi se si intravede il giallo, però quel giallo lì è il calzino, perché sono bucherellate le scarpe, quindi si vede praticamente il calzino. Ok, è arrivata la macchina, praticamente il danno è questo. Praticamente la ruota mi era entrata in dentro e in più, lì vedete, infatti c'è tutti così. Questo lo devo ancora rimettere. In più qualcuno mi ha dato anche una botta qua giù. Infatti si vede dell'arancione, non so se lo vedrete voi. Oggi sono bloccata anche con la schiena. Mi fa malissimo. Infatti non, determinate cose non le posso fare. Infatti adesso mi va a momenti. A volte ho dei crampi e a volte no. A volte mi va veramente a momenti. Infatti non so come fare. Comunque non ho preso niente per il momento, però sicuramente, scusate se non riuscite a vedermi bene, ma ovviamente sono fuori. Comunque adesso metto anche gli occhiali da sole, ecco, forse ora mi vedrete meglio. Comunque dicevo, ora mi metto gli occhiali da sole. Infatti, se avete sentito questo rumore, è per via del problema alla macchina. Brucia da morire la macchina, mamma mia. Ok, sono entrata in macchina, piano piano ce l'ho fatta perché come vi ho già detto mal di schiena, ho già messo la cintura, ma adesso apro perché sto letteralmente morendo di caldo. Ok, ho aperto, adesso sono 10 alle 4. Mi fermo a fare benzina prima. Sapete che cappellino questo qua? La scritta Brooklyn del mio ragazzo, lo tengo in macchina io, tanto se no. Comunque, è quello che gli ho regalato l'anno scorso per il compleanno. Insieme non mi ricordo che cosa, andai con una mia collega, nonché amica, tra
tra l'altro, a prendergli il regalo. Ah, la maglietta gli ho regalato. L'ho comprata a Gigli, se siete di Firenze, tanto saperete dov'è. Comunque, adesso vado a fare benzina. Poi stasera quando tornerò per via di questo mal di schiena che oggi mi sta uccidendo. Ieri non lo avevo, ma oggi è veramente una cosa, mamma mia. Infatti anche prima quando dovevo rifare il letto stavo per chiamare mia suocera perché non ci riuscivo. Non riuscivo a piegarmi, fare determinati movimenti non li posso fare. Infatti stasera sicuramente prenderò un Brufen perché chiaramente, oioioio, ecco, un altro crampo. Perché non riesco proprio a fare veramente niente. C'ho una macchina che è lercia. Teoricamente la dovrei lavare, però in questo periodo non posso perché comunque siamo a corto di. Non è che siamo a corto di soldi, però siamo un po' stretti con le spese perché abbiamo tante spese anche questo mese e poi i mesi a venire per via della casa. Oggi ho fatto benzina, adesso sono già in marcia per andare a prendere la mia collega. E poi andiamo alla visita. Comunque, secondo me quel mal di schiena è dovuto dal fatto che qualche anno fa rimasi proprio bloccata, ma bloccata, e mi è venuta fuori una piccola erniettina, secondo me. Però non ne sono sicura. Comunque, intanto devo andare dal dottore per altre visite, poi gli dirò anche di questo. C'ho anche tanti altri problemi di salute. Comunque, sono un po' una perché, e dimenticatrice di cose, perché volevo prendere un asciugamano da mettere sul sedile, da mettermi sotto le gambe, perché quando c'ho i pantaloncini corti faccio la sauna e sto veramente sudando, questo letteralmente sudando fra schiena e gambe, non so cosa è peggio. Ok, sono arrivata a prendere la mia collega, adesso aspetto che scenda, quanto manca 5 minuti, poi andiamo. Ok, abbiamo fatto la visita, adesso sto tornando a casa, ho lasciato la mia collega un po' di minuti fa a casa. Alla visita tutto bene, adesso vado a casa, mangio, mi strucco, mi metto a montare anche il video, a montare il vlog. Mamma mia, c'ho ancora i capelli, c'ho questa bellissima treccia che ho fatto, non è delle migliori, comunque vabbè. Ok, sono appena arrivata a casa. Adesso salgo, mangio, mi metto a montare il video. Poi è domattina, si va a firmare i fogli per la casina. Non vedo l'ora di avere le chiavi. Fatemi sapere anche se volete già vederla già domani. Tanto questo video lo vedrete in serata. Comunque, fatemi sapere se già la volete, così domani quando prendo le chiavi vi porto alla casa, vado alla casa, così ve la faccio vedere, anche se è da un po' da rimbiancare, però comunque almeno così la vedete. Comunque, io vi mando un bacio, ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere anche quale video vorreste vedere, che ve lo faccio.